siamo in compagnia della scrittrice Simona Zecchi, e autrice della Criminalità servente nel caso Moro. Qual è il percorso emozionale che l'ha portata a scegliere proprio di occuparsi del caso Moro? Allora, un giornalista d'inchiesta non ha percorsi emozionali, ma ha percorsi che lo portano a cercare pezzi di verità. Il caso Moro è pieno di buchi sulle verità che lo hanno costituito ben 40 anni fa e che sono ancora motivo domande e di pezzi di fatti che non tornano e che hanno influito anche sul procedere, l'incedere del nostro paese fino ad oggi. Quindi, se devo dire il motivo che mi ha spinto a occuparmi del caso Moro, scegliendo un filone mai così affrontato interamente da altri giornalisti, è proprio quello, cioè cercare le risposte laddove non arrivano, non ci sono. Bene. Quale eredità crede che il caso Moro abbia lasciato alla nostra attuale classe dirigente? Aldo Moro ha cercato di lasciare, lui, l'ex presidente della Democrazia Cristiana, ha cercato di lasciare un'eredità, cioè un paese libero, più libero possibile dalle catene sia internazionali che della criminalità e della corruzione. L'eredità che lui ha lasciato non molti l'hanno raccolta, sia nel suo partito, che poi piano piano è andato così sfaldandosi, la Democrazia Cristiana, e i cui membri, i cui costituenti si sono poi così sciolti in altri partiti che ritroviamo ancora in questi nuovi che si hanno, e l'eredità che ha lasciato, cioè quella di raccogliere le istanze che arrivavano, le richieste che arrivavano dai giovani e dalla società civile, dalle fabbriche, dalle scuole, con dei problemi che tuttora dopo 40 anni abbiamo, la classe dirigente attuale non li ha raccolti, per cui lui ha perso la vita, è stato ucciso, forse invano. Crede che noi italiani saremmo mai liberi da certi meccanismi oscuri e perversi? Il problema è che se non si chiariscono quelli che sono ancora i segreti del nostro paese, non si può andare avanti nel modo giusto. Poi si può provare lo stesso, c'è chi in qualche modo lo fa. Confido molto nelle nuove generazioni, perché quando vado nelle scuole più che nelle università trovo terreno molto attento e anche molto di partecipazione, nonostante gli anni che dividono e le tante generazioni che sono passate dal 1978 ai ragazzi così di liceo e soprattutto di liceo più che di medie, che sono più o meno i ragazzi che incontro, e vedo che c'è anche molta curiosità. Allora, se posso dire che c'è una speranza, c'è nelle nuove generazioni. Citando una frase di Gandhi, non c'è religione più alta della giustizia e della verità. Cosa ne pensa? Qual è la sua personale visione della verità? Gandhi, io cerco di non appropriarmi delle parole degli altri perché sembra sempre un po' retorico, ma ha sicuramente l'essenza di quello che lui, che tu hai citato, e ti ringrazio per avermi dato questa citazione. Sicuramente è importante sapere il perché, il come e il chi. Il giornalista non deve necessariamente saperlo, deve capire cosa è successo, come è successo e perché è successo.
trovati tutti questi tasselli, si può ristabilire un percorso di giustizia.